Salve a tutti e ben ritornati sul mio canale. Come avete notato sono stato assente per un paio di giorni, un bel po' di giorni, tuttavia mi scuso, però come avete notato sono iniziate le vacanze estive, quindi cercherò di portare video più spesso. E come primo video da vacanze estive ho pensato di portare altri 5 riferimenti in Clarence, visto che me lo stavate chiedendo, e dunque non perdiamo tempo e cominciamo subito con il video. Sigla! Come prima posizione ho deciso di mettere una specie di correzione, un'aggiunta alle mie affermazioni dette nell'episodio 1, ossia nella camera di Belson, nell'episodio Pigiama Party da Belson, oltre ai poster di Lara Croft vediamo un poster di Leon Kennedy direttamente da Resident Evil 4 e sulla sedia vicino allo scaffale troviamo un pupazzo di un mostro che dovrebbe fare riferimento a un pupazzo che andava di moda negli anni 80 in America, che purtroppo non ho trovato il nome. Quindi se lo sapete scrivetelo qua sotto nei commenti. E oltre a questo, più che star parodizzando Jason Voorhees direttamente dal film Venerdì 13, Belson stava parodizzando Leatherface del film Non aprite quella porta, tutt'al più che alla fine dell'episodio vediamo anche quando Clarence, Sumo e Jeff sono riusciti a scappare con la macchina di Chad, vediamo appunto Belson che si muove nella stessa maniera in cui si muoveva Leatherface nel film. Come scena di chiusura. In seconda posizione, sempre nello stesso episodio, vediamo un riferimento alla famosissima Nintendo Wii, più in particolare nel momento in cui Belson tira fuori la console a Cydia e nell'accensione vediamo il riferimento ai Mii che appunto compaiono nella console di casa nipponica. In terza posizione troviamo un riferimento diretto a un'altra serie di Cartoon Network, ossia Adventure Time, nell'episodio Campeggio Estremo, quando Clarence cerca di parlare con Chad ma lui si addormenta e si vede che alla televisione che sta guardando vediamo la sigla del famosissimo cartone. Il quarto riferimento lo troviamo nell'episodio Un sogno di carta straccia, dove verso fine appunto episodio vediamo un ragazzino che entra nella mensa e mostra a tutti i suoi compagni che suo zio dalla California gli ha regalato delle carte chiamate Tappy Cards, e quando ne mostra una vediamo un personaggio che dovrebbe sembrare una caricatura dello starter di tipo fuoco di prima generazione, Charmander, direttamente dai Pokémon. Non so se effettivamente possa essere un riferimento, però devo ammettere che ci assomiglia. E in quinta posizione troviamo un riferimento di cui non ne sono particolarmente sicuro, comunque si tratta del personaggio Papa Marianio o Mariano, dove dovrebbe sembrare una caricatura del famosissimo idraulico di casa Nintendo Super Mario. Tuttavia, come ho detto prima, non sono molto sicuro di questo riferimento, fatemi sapere nei commenti se secondo voi lo è o no. Bene, anche l'episodio di oggi finisce qua, so che potrebbe essere venuto corto, però cercherò comunque di portare più video comunque con più frequenza. Spero vi sia piaciuto, io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un commento qua sotto con un riferimento che vorreste vedere nella prossima puntata e di condividere il video. Quindi noi ci vediamo alla prossima, bella!